Buongiorno a tutti. Nella mia breve dichiarazione vorrei evidenziare il fatto che l'iniziativa può senz'altro essere sostenuta da tutti i gruppi politici. Sottoscrivendo l'iniziativa Moneta Intera, più di 112.000 cittadini ci hanno accordato la loro fiducia e credono nella necessità di riformare il sistema monetario e bancario svizzero. Conformemente allo spirito della Costituzione federale, la politica monetaria deve rimanere appannaggio esclusivo della Confederazione. In particolare l'emissione dei mezzi di pagamento, ovvero monete, banconote e moneta elettronica, deve essere riservata alla Banca Nazionale, che solo così può dar seguito al mandato costituzionale e tenere sotto controllo la massa monetaria, adattandola alla crescita naturale dell'economia. Oggi il progresso tecnologico consente di effettuare pagamenti e altre operazioni finanziarie esclusivamente in forma elettronica. Purtroppo questo mezzo di pagamento elettronico, detto pure moneta scritturale o bancaria, oggi non è menzionato nella Costituzione federale, per cui anche in mancanza di direttive l'emissione della moneta elettronica è lasciata alle banche private. Un sistema di moneta intera non risolverebbe tutti i problemi anche se fosse introdotto mondialmente. Tuttavia ne affronta le cause a livello monetario. È accertato che senza una riforma monetaria e bancaria non sarà possibile avere un'economia più sostenibile e più stabile. Perciò ritengo che sia giunto il momento di agire a livello apartitico. La supposizione che la riforma sia un progetto partitico è erronea. Infatti, essa non intende statalizzare le banche. Queste, lo ribadisco pure io, potranno continuare a svolgere i loro compiti tradizionali di concessione dei crediti, gestione patrimoniale e traffico dei pagamenti. Alle banche viene vietata unicamente la creazione di denaro, che sarà di competenza esclusiva della Confederazione, ovvero della Banca Nazionale Svizzera. L'iniziativa può essere approvata da tutti i gruppi politici, poiché il privilegio delle banche di creare denaro è contrario sia al concetto di libero mercato, sia a quello della parità di diritti. I partiti conservatori possono approvarla perché produce una riduzione delle imposte e la diminuzione o l'estinzione del debito statale. Le associazioni di imprenditori dovrebbero sostenerla perché solo essa permette la parità nella competizione tra le banche e le altre imprese ed elimina le distorsioni competitive tra le piccole e le grandi banche. I Verdi dovrebbero approvarla per le sue ripercussioni ambientali positive dovute alla riduzione della costruzione monetaria alla crescita. I partiti di sinistra possono sostenerla per le maggiori entrate statali che rendono possibile un contributo alle istituzioni sociali e lo sviluppo del servizio pubblico. Tutti i partiti possono sostenerla perché con la moneta intera, anche a lungo termine, lo Stato non sarà più ostaggio delle banche too big to fail. Rivolgendo uno sguardo alle elettrici e agli elettori, nonché all'economia, sono convinto che anche loro si esprimeranno per del denaro vero e per un'economia più stabile e più equa. Il sistema monetario bancario odierno è una delle cause principali di molti problemi, ma purtroppo non è quasi mai riconosciuto come tale. Con l'iniziativa Moneta Intera abbiamo anche una campagna informativa, primo passo per rendere possibile delle soluzioni. Chiedendo anche a tutti gli elettori italofoni di sostenere e approvare questa importante iniziativa, vi ringrazio per la vostra attenzione.